Saluti a tutti! In questo video viaggeremo insieme nel tempo per giungere a Savasca Sarda, festeggiata in Sardegna migliaia di anni prima della Pasqua cristiana. Ma è mai possibile che uno storico vada a cercarsi Samalabasca, inseguendo proprio le origini della Pasqua? E che dire poi del linguista che rischia di inciampare proprio sulla radice della Pasqua primordiale? Per risalire ai tempi della Pasqua ancestrale, millenni prima di quella cristiana, mi sono recato al Tempio dei Templi, non lontano dalla dimora del Gran Sacerdote, nei pressi del Pozzo della Luna Piena o Idas, per eludere la sorveglianza della fanatica, Monza o Puzia, ho scelto il giorno del sabato, da loro dedicato al rito dell'acqua o Abadu. Per non perdermi all'interno ho portato con me una lunga corda che, come il filo donato da Arianna a Teseo, mi indicherà la strada per uscire dalla camera regale, posta all'interno dell'intricato labirinto, dove è custodito il segreto dei segreti. Lego quindi la fune ad un ilvastro millenario e l'assicuro con un nodo gordiano che nessuno potrà sciogliere, neppure con la spada, come fece Alessandro Magno, ingannando gli oracoli di Gordio, antica capitale della Frigia in Anatolia, e promontorio sardo nei pressi di Stintino. Mi avvolgo la corda intorno alla vita, come fosse il vello di Ercole nella statua di Monte Brama, e la blocco con tre fibule di bronzo, per individuare l'ingresso della grotta, nascosta dalla macchia mediterranea. Disegno sul terreno il triangolo astrale di Sirio con Procione e Betalgeuse, la stella quest'ultima che segna la spalla rossa di Orione. Non è difficile orientarsi in una chiara giornata primaverile come questa, quando subito dopo il tramonto vedo la costellazione del Toro cavalcare la linea del Sole appena sopra l'arco di Orione. Trovato l'ingresso, mi trovo proiettato in un lungo corridoio che mi accompagna direttamente alla stanza dei cristiani. Al suo interno giganteggia nella parete la Pasqua di Cristo, festa della sua resurrezione, avvenuta, secondo quanto descritto dagli evangelisti, nelle tre lune successive al Venerdì Santo, momento della sua crocifissione e morte, giorno in cui i sardi antichi osservavano la cena pura, da cui è scaturito il giorno di Kenapura, ovvero sia il venerdì che precede il rito di purificazione con l'acqua del sabato. La Pasqua è una festa mobile, poiché cade la domenica successiva al primo plenilunio dopo l'equinozio di primavera, fissato attualmente nella giornata del 21 di marzo. Il 50° giorno dopo la Pasqua ricorre la Pentecoste, in cui viene celebrata l'effusione dello Spirito Santo e la nascita della Chiesa. Figura emblematica della Pentecoste è la Vergine Maria, che intercede con la preghiera tra Dio, lo Spirito Santo e il popolo. Pasca de Flores, la Pentecoste in sardo, mi ricorda la festa dei Sbagadias, Vergini Unnubili, a Gairo, in Ogliastra. Lascio la stanza cristiana e, giunto alla dimora interna degli israeliti, punto l'occhio sulle molte similitudini cristiane ed ebraiche affrescate nelle pareti, come quella della Pesach, la cena rituale celebrata nella notte tra il 14 e il 15 del mese di Nisan, che ricorda l'ultima cena di Cristo con i suoi apostoli, e Sakenapura sarda. Allo stesso modo, nel giorno della Pentecoste o Pasqua de Flores, vedo gli ebrei ricordare la rivelazione di Dio sul monte Sinai, dove il Signore ha affidato a Mosè le tavole della legge per professarle al popolo. Sembra incredibile, ma il labirinto insieme alla storia si fermano qui. Non vi sono altre uscite. Torno allora poco più indietro e dal corridoio, a destra, mi infilo in un cunicolo laterale e mi ritrovo nella stanza degli Egizi. Le immagini sono quelle di Osiride, divinità raffigurata con un grande occhio, che indica il passaggio tra il mondo dei morti, rappresentato negli inferi occidentali dalla dea Frea, che ha dato il nome al mese di Frearcio, febbraio, è quello dei vivi, calendarizzato con il mese di marzo, attraverso l'equinozio di primavera. Poco più avanti rispetto a Osiride compare Iside, la diva che impersona la maternità, la procreazione e la benevolenza della terra che dona agli uomini i suoi frutti. Iside, secondo i sacerdoti egizi, è colei che fa risorgere Osiride dopo la sua morte, come Dio nei confronti di Cristo nel giorno di Pasqua,
o come sadie che fa rinascere la luce in primavera dopo il buio della notte invernale. Iside sembra quasi l'intercessione tra il cielo e la terra, similmente a quella svolta da Maria, madre di Cristo, o da Maia, stella madre delle Pleiadi. Anche qui mi trovo bloccato all'interno di un ambiente senza vie di fuga. Torno indietro e prendo il cunicolo parallelo, aperto sulla sinistra, che mi porta nell'aula magna o manna della Roma antica. Le epigrafi sul marmo primeggiano rispetto a quelle scolpite sulla pietra nuda e sembra quasi che gli dei abbiano trovato proprio qui la loro dimora eterna. Una indicazione cattura la mia attenzione. Sulla parete è rappresentata la costellazione del Toro con la sua stella più luminosa, oggi detta Aldebaran, che i romani chiamano Parilicium. Sotto la stella Parilis è scritto Roma 21 Aprilis 753 a.C., giorno che Plinio il Vecchio indica come quello più opportuno per vedere tale stella al calare della sera. A questo punto trovo facile collegare la stella Parilicium alla divinità di Pale, in sardo Padda, Palla o Pazza, protettrice di Roma, dei pastori e degli agricoltori. Pertanto quel 21 aprile simboleggia una data fissa, anziché mobile, della Pasqua romana, che segna la nascita della città eterna, in concomitanza con l'apertura del prato primaverile o paberile. Credo di aver trovato il bandolo della matassa e risolto l'arcano, se non fosse che quel labirinto mi risveglia nella mente la struttura a T o a croce di alcune domus deianas sarde. Ritorno allora nella stanza ebraica per osservare meglio una finta porta, come quella presente in alcune domus nostre. Se davvero c'è un ingresso nascosto, ho pensato, ci deve essere anche un muro apparentemente fisso, bloccato da un lato con un perno, ma ruotante dall'altro, più o meno simile a quello scoperto nella piramide di Cheope. Premo su ogni singolo blocco di pietra, fino a quando, improvvisamente, si apre davanti a me un cunicolo che mi porta all'interno di un vasto salone, detto in sardo aposento, ossia stanza del riposo, in questo caso eterno. Le pareti, da destra verso sinistra, così come era orientata la scrittura antica, riportano un enorme calendario lunisolare. Qui mi trovo in Sardegna, l'anno inizia a settembre, con Capodanno, allo stesso modo di quello ebraico, e la primavera fiorisce proprio intorno al 20-21 di marzo, tempo scandito dal Nisan ebraico. Similmente alla stanza della Roma antica, campeggia nella parete la costellazione del Boe o Toro, ma con qualche particolare in più. Su questo dipinto colorato passano due linee che intersecano sulla stella principale, detta oggi Aldebaran. La tinta arancione mette in evidenza il colore di questa stella gigante che disegna l'occhio del toro e del bue. La linea blu che passa sopra la stella segna l'equatore celeste e la linea gialla che interseca quella blu nello stesso punto traccia l'eclittica o il passaggio immaginario del sole sulla terra. A questo punto mi è chiaro che il parilicium, pronunciato parilizio, significa parilizio, ovvero sia dello stesso intreccio o pariluzio, della stessa luce, con riferimento all'equinozio. Ricordo che nel sardo campidanese è ancora vivo il detto ponis filus insulizio, per indicare il filo del telaio che alza e abbassa i fili dell'ordito. In altre parole, il parilizio ripropone nella tela sarda quello che nel cielo accadeva 3000 anni prima di Cristo, quando la stella Parilicium si trovava in corrispondenza delle eclittiche sole, equatore celeste. A causa della precessione dell'asse terrestre che ruota come una trottola, questo fenomeno cosmico era visibile tra il 4000 e il 1700 a.C., ovvero sia qualche millennio prima della presunta nascita di Roma. Se nei secoli successivi l'intersezione delle due linee celesti si è spostata verso la costellazione dell'Ariete, segnando quello che ancora oggi è detto il punto d'Ariete, allora penso ad alta voce. I romani, nati nel 753 a.C., non possono aver assegnato tale nome al parilizio, ma devono averlo ereditato dai sardi secoli prima. Non credo ai miei occhi quando vedo pitturato sulla parete successiva un personaggio che offre in dono il pane della nostra Pasqua, detto a seconda dei luoghi, cozzula, cozzulo, coccuio, coccone, angui o anguli.
Questi tre modi di indicare il pane pasquale hanno un comune denominatore. Il logudorese cozzola e il campanellese anguli significano anche vongola, conchiglia o ghianda, quella in particolare rotonda o di colore arancione. Quindi deduco, l'anguglia o la cozzola sono dei pani di forma circolare, come una stella. Il cocò in nuorese, invece, si riferisce sia all'elemento tondeggiante, sia al colore arancione della stella, ovvero sia alla gigante Aldebaran o Parinichum. Traggo in un istante in sintesi il mio pensiero. Come veniva chiamata in sardo tale stella? Hai ragione. L'albicocca, il frutto arancione per eccellenza, contiene nel secondo termine il sostantivo cocco. Anche in italiano, mi viene in mente, cocca è il secondo nome dell'albicocca, detta anche dagli spagnoli albaricocche. Quindi leggo questi termini al sardo, coccoi. In logudorese l'albicocca è denominata barracocco, in cui per cocco si intende il colore arancione del frutto, mentre la barra è indicativa dell'asse del carro da guerra, detto in italiano scocca. Coccus è in latino il colore arancio scarlatto. Nel piccolo carro, proprio a delimitare l'angolo della barra, è posta la stella denominata in arabo Kokab, una gigante ugualmente arancione, che per diverso tempo ha assunto la funzione di stella polare e che riporta con cocco il suo colore, come l'albicocca campidanese, detta piricocco. A questo punto mi domando, che significato ha l'uovo posto nel pane cocco in pasquale? La risposta la ottengo immediatamente quando mi si illumina nella mente l'immagine dell'uovo fritto o occhio di bue o l'uovo cucinato alla cocche. In altre parole, l'uovo di Pasqua è la riproposizione della stella cocco che rappresenta l'occhio del bue nella costellazione del toro. A riguardo, merito. Ovu, uovo in sardo, è la contrazione, con la perdita delle consonanti di appoggio, di bovu, che è simile al bove, bue. Con il guscio arancione pascola anche il lumaccone, chiamato per questo cocco in logudorese. Cocco è inoltre un diffuso cognome sardo, riferito proprio alla stella arancione. Cocco è infine l'amuleto sardo che si appende al collo con la pietra che rappresenta l'occhio del bue, detta per questo in sardo pedra di ocro. Tale portafortuna lega nel tempo e nello spazio la cultura sarda a quella egiziana con il grande occhio di Os Iride e a quella latina con la bulla o occhio di pietra incastonata da una borchia d'oro. Il pane tondeggiante su coccoide e angula con l'uovo al centro si preparava con la farina di orzo, come ancora tradizione nella Barbagia sarda. Dal momento che l'impasto prodotto dalla farina d'orzo ha una scarsa attitudine alla lievitazione, il pane che se ne ricava viene chiamato azimu, esattamente come il pane ebraico, o purilu, ossia senza lievito, da cui kenapura. Gli ebrei, secondo le sacre scritture, avevano mangiato per una settimana il pane d'orzo azimu, senza madrighe, destinato alla cerimonia di Pasqua. Dopo queste considerazioni mi balzano agli occhi, nella terza parete, alcune figure rappresentative delle protemi taurine, che già dal Neolitico vengono scolpite in modo stilizzato sulle colonne, sugli stipiti e sugli architrave delle Domus Deianas. Tali incisioni sono facilmente associabili alle Iadi, le sette stelle che disegnano le corna del toro nella sua costellazione, da cui gli ebrei hanno tratto il candelabro a sette braccia della Menorah, simbolo dello stesso Stato di Israele. Le Iadi, Wades in greco, diventano le Boadas o Beadas. Insieme alle protomi sono rappresentate sui muri mazzi di fiori disposti in forma concentrica che richiamano alla mente il periodo della Pentecoste cristiana, ossia il 50° giorno dopo la Pasqua, momento per i cristiani della effusione dello Spirito Santo con l'intercessione della Vergine Maria. Tale affresco può essere associato all'arrivo del Messia, atteso sulla terra anche da ebrei, musulmani e altre confessioni religiose. Questa ricorrenza è detta in sardo Pasca de Flores, da cui i cognomi Floris, Flore o Fiori. Come testimonia lo scrittore Esiodo, la Pentecoste o Pasca de Flores coincide con il sorgere delle Pleiadi, l'ammasso stellare facente parte della costellazione del Toro.
La maggiore di queste stelle porta il nome di Maia ed è per questo che i sardi gli hanno dedicato il mese di Maggio, maggio. Il mese magiano è infatti per antonomasia il mese del fiore, simboleggiato dalla rosa, che sbuccia rigogliosa come la natura o come la giovinezza dell'uomo. Maia, come Iside, era considerata la dea della fertilità e della procreazione. Con l'avvento del cristianesimo, il mese di maggio, magiano, da magia, è diventato mariano, dedicato a Maria, e il 15 dello stesso mese viene festeggiato Sant'Isidoro, la cui omonimia con la divinità di Iside mi lascia perplesso. I sardi chiamano i figli del mese magiano con i nomi di Magello, Antonio Maria, e Magella, Antonia Maria. Ciò che in alcune religioni monoteiste è la comparsa del Messia, in sardo rappresenta idealmente l'arrivo delle prime messi, con il taglio dell'orzo, proprio nel mese di maggio. Masia, esattamente come viene pronunciato il Messia in ebraico, scritto Masiach, è un diffuso cognome sardo, che è riportato in altre varianti con Magia. A questo punto trovo facile fare la connessione tra Masia o Magia, riferiti a Magia, e il Messia, che si manifesta nel mese delle messi d'orzo o di maggio. Anche il masone, ossia il grece, scritto con la grafia antica ma Dione, può essere ricondotto al cumone delle Pleiadi. Gli storici e i linguisti moderni hanno legato Masiach ebraico al greco Christos, Christos o Cristo, che vuol dire unto. Il Christos greco o unto eventualmente potrebbe avere una connessione con il manico dell'aratro, che viene detto in sardo manunta o manunza. Crista, invece, in sardo è la cresta del gallo, chiamato Crista de Buddu. Il Cristo quindi era il copricapo dei sacerdoti di Apollo, o meglio di Appuddu, indossato dai filistei pelestini sardi per l'arci. Perché battezzi se non sei Cristo? Chiesero a Giovanni i sacerdoti giudei quando lo interrogarono. Pertanto, Cristo era il religioso con l'elmo cristato o crestato, che aveva il potere di battezzare. Cosa sia un elmo o copricapo cristato lo dice in tempi non sospetti dal cristianesimo professante il letterato romano Ovidio, vissuto proprio a cavallo dell'anno zero di Cristo. Nella sua opera Metamorphoses, egli dipinge Minosse come un sacerdote. Minosse nascondeva il capo sotto un elmo grazioso cristato di penne. L'elmo cristato è quello caratteristico dei guerrieri e sacerdoti sardi, impersonato da diverse figure nei bronzetti nuragici, è riprodotto nella moneta del Sardus Pater a rappresentare la nascita del sole. I profeti del Nuovo Testamento chiamano Cristo con il nome di Gesù, scritto Jesus, tratto da un originario Jesus, che deriva dal sardo die, quindi giorno. Per questo gli evangelisti danno i natali a Cristo proprio nel giorno del Dies Natalis Solis Invicti, nascita del sole invincibile o vincente, che i sardi festeggiano dai primordi con la loro Missa de Buddu, acquisita dai greci e dai latini con la divinità di Apollo, per festeggiare la nascita del nuovo sole a mezzanotte del solstizio d'inverno, il 24 dicembre o Pasqua de Natale. La domanda che mi pongo alla fine è questa: se Cristo era un sacerdote sardo filisteo con l'elmo pinnato o crestato, e sia Deus che Cristo non erano nomi propri di Gesù, come si chiamava il figlio di Maria alla nascita? Forse la risposta sta nel Vangelo secondo Matteo, quando Gesù ordina ai suoi discepoli di non rivelare ad alcuno che egli era Cristo. Trovo una risposta anche sulla fine dei sardo filistei in Palestina, nell'ultima parete, dove sono rappresentati gli assiri di Tiglat-Pileser III nel 732 a.C., che conquistano le città sul mare. Dopo aver visto l'ultima parete di questa stanza, comprendo che la parola Pasqua, riportata in aramaico con Pasca, come in sardo, è un prestito linguistico che i sardo-filistei hanno lasciato in quei territori più di 3000 anni prima di Cristo. A questo punto mi sorge spontanea un'altra domanda. Qual è il significato intrinseco del termine sardo Pasca? Una prima risposta mi viene immediata. Sabasca è sinonimo di paschera, il pascimento, la pastura per il bestiame, data dalla natura verdeggiante e rigogliosa. La Pasqua è inoltre la festa della luce sul buio,
che si manifesta dopo l'equinozio di primavera, quando germoglia anche il seme del bestiame che sostenta l'uomo. Non esiste nel vocabolario sardo parola più pronunciata o variegata della Pasqua. Pasciali, pascialzos, Pasqua, eccetera. La Pasqua è prettamente sarda. Basti pensare che nel vocabolario greco è indicata solo una volta, senza neppure altri aggettivi. La Pasqua è inoltre il paperile o paberile, il pascolo primaverile tenuto a riposo, che ha dato il nome al mese di aprile. La Pasqua era nella Sardegna antica la gioia dell'uomo, che vedeva crescere il suo bestiame per soddisfare la sua esistenza. La Pasqua era, in sintesi, la rinascita della vita sulla morte. So di non potermi trattenere oltre, perché il rito di Sabato, praticato il sabato, sabato, dai sacerdoti e dai guardiani del Tempio nei pozzi sacri, dopo la giornata del digiuno del Kenavra, venerdì, sta per finire, e non voglio farmi sorprendere all'interno del labirinto. Un unico pensiero mi balena nella testa. Dovrò rivelare quello che ho visto? Ho il timore che se dovessi testimoniare ciò che ho scritto nel Tempio, rischierei parecchio, perché i sacerdoti non lo accetterebbero mai e mi accuserebbero di vilipendio nei confronti della loro religione, facendomi passare davvero una malabasca. Ma se fossi così codardo da non riferire al mondo il segreto dei segreti nascosto nelle viscere del Tempio, tradirei la verità sulla storia del mio popolo. Penso che Dio, qualunque esso sia, mi perdonerà se dirò che la Pasqua è nata qui, in Sardegna, agli albori della civiltà contadina. Saluti a tutti e buona Pasqua.